Ciao, sono Andrea Pedrotti e ti do il benvenuto nel mio tutorial di Body Percussion. Tumba, can lead up, chikira garumba, can lead up, chik-tip. Con il video di oggi desidero condividere con voi una sequenza di gesti molto semplice da realizzare e molto bella anche da far provare ai ragazzi. È una sequenza che io chiamo la sequenza anatomica della Body Percussion. Tumba, can lead up. La sequenza anatomica della body percussion è quella sequenza di suoni che fa da base a tutto il lavoro che ha sviluppato Keith Terry, che è il maestro dei maestri di body percussion. Vi metto un link a dei suoi video al suo canale qui in alto alla mia sinistra, e lui poi ci ha sviluppato tutta una serie di lavori. Questa sequenza, che io chiamo sequenza anatomica della body percussion, è molto semplice da realizzare ed infatti tiene conto dell'anatomia del nostro corpo, della meccanica delle nostre articolazioni e della gravità. Parte con un semplice battito di mani. Successivamente porteremo la mano destra sul nostro torace. Vedete che il movimento che faccio è dall'alto verso il basso. Ok, quindi ho battuto le mani e il peso del braccio trascinerà la mia mano verso il mio torace. Successivamente anche la mano sinistra andrà sul mio torace, sul petto. Sempre per la gravità, seguendo la gravità e rispettando la meccanica del nostro corpo, l'anatomia, andiamo a far scivolare la nostra mano destra, che cadrà esattamente sulla nostra coscia, sulla nostra gamba. La stessa cosa farà la nostra mano sinistra. Facendo cadere queste due mani, le nostre mani sulle nostre cosce, se noi andiamo ad impattare direttamente nella parte frontale delle cosce, chiaramente si fermano qui. Ma se noi lasciamo che accarezzino la coscia, vedete che il braccio va all'indietro in maniera naturale, perché con l'articolazione della spalla, quindi abbiamo inizialmente sfruttato il gomito e poi la spalla, che porta il braccio dietro e va a far appoggiare la mano sulla natica destra. Quindi attenzione. Eccoci qua. La stessa cosa farà anche la mano sinistra, qui sulla natica. Quindi mano, petto, petto, gamba, gamba, natica e natica sul gluteo. Gli ultimi due suoni che faremo saranno con i piedi. Prima il piede destro e poi il piede sinistro. Tutta questa sequenza noi possiamo farla anche invertita, ovvero dopo il battito di mani possiamo decidere di scendere sul corpo prima con la mano sinistra e poi con la destra. E allora diventa così: mano, torace, torace, gamba, gamba, gluteo, gluteo, piede, piede. Questa sequenza è una sequenza di 9 suoni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. È molto interessante perché potete partire dove preferite. Potete partire col battito di mani, oppure potete decidere di finire col battito di mani e quindi partire sul torace. Oppure potete decidere di partire sulle gambe. O partire con i piedi. Per vedere l'approfondimento sull'utilizzo di questa sequenza di suoni, vi consiglio nuovamente di andare a vedere il canale di Keith Terry, che è il maestro dei maestri della body percussion. Per oggi è tutto, mi raccomando, mettete un bel pollicione sul video, condividetelo, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo la settimana prossima. Ciao!